Oggi siamo qui su questo nuovo video insieme a mia madre che è qua. Ti ho beccata. Allora ragazzi, oggi abbiamo un quiz per mia madre, per vedere quanto mi conosce. Faremo 7 domande, in queste 7 domande ci saranno 3 risposte. Però, c'è un però. In pratica ragazzi, lei indovina, io mi devo mangiare 2 marshmallow ogni volta che le indovina, come penitenza perché ha indovinato, perché secondo me non le indovinerà mai le risposte. Quindi signori, facciamo entrare a mia madre, venga. Mettiamo la musica con le uomini donne. Tiki tiki, vai. Ok ragazzi, ecco qua i marshmallow che mi dovrò mettere in bocca. Allora, mia madre, tu sei pronta? Secondo te quanto mi conosci da 1 a 10? Io penso di conoscerti, poi magari mi stupisci. Da 1 a 10? 8. 8. Una mamma che conosce, io aspettavo un 10, tipo poco orgoglio, poco umile, però mi stai tenendo. Certo, è normale. Comunque non so se te sei accorto, ma qua abbiamo pure la bandiera italiana. Arrivo pure napoletano, la mozzarella ando, la manica andata a cagare. Povero vecchio, a me sono la compagna. Vabbè, andiamo signori. Vai. Oddio, guarda. Vai. Mamma, sei una brutta scena, aspetta. Dimmi sedere. Ok. Ok ragazzi, ci... Vediamo tutto come mi vedi, ma... Respiro, non respiro. Allora, aspetta, ci dobbiamo appoggiare là perché ora dobbiamo fare... E mo vediamo. Dobbiamo fare un quiz figliesco. Oh mamma. Ci sei? Ok, sì. Ma perché? Mo che siamo qua nel video, sto parlando tutto così, tutta così. Alla casa parla così, tutto calabrese da marra. Te! E parla calabrese. Facci vedere, ah! Yamma be! Yamma be! Vai, vediamoci! Sì, facile per te, Certo! Ok ragazzi, ci siamo? Allora. Prima domanda, signori! La vedi? La domanda? Ah sì! Prima devi stare al gioco perché se mi vedo YouTube, okay, è tutto falso. Ok. Quindi se qua c'è, ti dico qua c'è la domanda. Dimmelo prima, no? La vedi? Che devo vedere? Qua c'è la domanda. Ok. Vabbè, a questo, bravo. Una volta ero a casa da solo. Mm-hmm. Puntini. Risposta A. Ho fatto una festa e non vi ho detto nulla. Risposta B. Ho fatto pipì dentro casa ma in una bottiglia. Risposta C. Nessuna delle precedenti. Aspetta, ricordati che la risposta che darai, se la zecchi, mi devo mangiare due ciotole, due marshmallow. Altrimenti ti prendi quella lì. Un attimo, datemi il mio manganello. Manganello, guarda, io c'ho pure il potere di Thor. Ah, mamma mia, sono assurdo. Quindi se tu sbagli, non è tanto morbido, quindi. No, infatti. Sei pronta? Pronta. Allora, le domande quindi sono queste, le risposte le sai. Secondo te qual è? A, B o C? Hai fatto la pipì una volta, no? Silenzio! Allora, forse avrei fatto una festa, perché il fatto della pipì, lo so, l'ha fatto dentro il contenitore dell'aria condizionata. Vabbè. E poi abbiamo pure raffiato le piante. E con quell'acqua abbiamo pure andato pure le scale. Sì, non sapevo. Il mio condominio puzzava di pipì, mia, sì. Ho contaminato il mio territorio come fanno i cani. La risposta è là. Sbagliato. No. Ok. Allora ragazzi, ancora niente, non mi devo mangiare nulla per ora. Seconda domanda. La vedi? Certo. Stai imparando, bravo. Allora, seconda domanda. Tanto tempo fa, dopo aver litigato con te, A. Sono andato in camera tua e sputato dove dormivi.
B, ho rubato 20 euro dalla tua borsa. C, ho preso la tua macchina e ho fatto un giro. Voglio che si mette tipo la musica del milionario. C. È moscio. No, non è, cioè, nel senso. Ah, ma la risposta è sbagliata. Ma l'hai fatto in altre occasioni. No, allora. Ok, e allora è la B. No, è la B. È comunque pure questa è sbagliata. Pure la B è sbagliata. Sei andato a sputare nella mia camera da letto. Ero arrabbiato. E non solo. Cioè, questa qua è breve. Ci ho pisciato. No, ti giuro, allora, ho sputato sopra il tuo letto, sopra il cuscino, perché ero proprio arrabbiato. E questa qua è casa, secondo la domanda, attenzione che... Terza domanda, allora, la mia prima relazione, quando l'ho... A, 14 anni, B, 16 anni, C, 17. Ah. Cazzo, devo prendere... Sì. No, vediamo... Se sai. Io no, vediamo se sai chi era la mia ragazza. Allora, non mi ricordo il nome, però era delle Castella. Sì. Dai, dai, però. E anche perché te l'ho date in un bar nel mio ristorante. Ti ho beccato. Ah sì, mi ricordo. Vabbè. Ah, ricordi? Ragazzi, l'altra mia. Che te l'ho date. Oh! Mi serve per lavorare, mamma. Io faccio un lavoro serio. Ok. Allora. Prendiamoci questi due bam mash bunny qua. Bam. Un altro? Uh-huh. Forza. Allora, quarta domanda. Quando esco e vado in discoteca, A, fumo e bevo. B, sto tranquillo. Sto tranquillo. C, faccio... cose con ragazzi? Sì. Sbagliato. Mamma. La non voglio dirla. È la. Vabbè, mamma, è una certa età che comunque. Come bene. Cioè, comunque è normale, poi tutti lo sanno. Ti devo aspettare da me? No. Perché? Perché tu non fumi. Una volta hai bevuto e sei stato male, quindi. No, ma devo essere tosto. Ah, ok. No, comunque veramente. Ah, fumo è bello. Passiamo con la quinta. No, va bene, avevi zeccato, ragazzi. Faccio cose con le ragazze. Però vogliamo sapere noi amici. Secondo te cosa si fa? Cioè, non noi con le ragazze, io con le ragazze cosa faccio? Fai quello che fanno tutti i ragazzi con le ragazze. Giocano a Fortnite. Sì, anche. Io quando vado in discoteca, ragazzi, gioco a Fortnite. Gioco a Clash Royale. Dai, mamma, dai così. Comunque, mi devo prendere altri due e Box Bunny. Sì, Box Bunny. Ti sei indovinato, giusto? Sì. Ah, mi pare che io fumo e bevo. Che sono? Un delinquente. No. Oh. Dai. Ok. Oh. Dovevo. Allora, numero 5. Andiamo avanti. Che schifo. Una volta ero in macchina. Sì. E puntini, puntini, puntini. A, cioè A, ero ubriaco. B, stavo per fare un incidente. C, me la stavano derubando. B. Porca miseria. Giusto. A come ho detto una cazzo da tu? Istinto di mamma, me ne sono accorta dalla faccia che avevi quando sei tornato. Ma vabbè, sei. Sì, eri terrorizzato. Oh, mettiamo uno. Una. Okay. Queste qua sono troppo grossi, io non li ricordo più piccoli. Allora, domanda numero 6. Eri in giro con i miei amici e una persona ci ha offerto. E la persona ci ha offerto. Una persona ti ho offerto una cosa. Sì?
Ma in Calabria? Eh? Giù in Calabria? Cioè, no, no, mi sto dicendo, ero qua. Ci ho offerto una cosa, però. Ok. Capisci? Sì, ho capito. Ho capito. Sì. A, l'ho accettato. B, ho fatto finta di nulla. C, l'ho presa e usata. Spero B. No. La risposta... La risposta era A. L'ho accettata. L'hai accettata. Ma... Okay. Ma... Non l'hai usata. Ma era una vecchietta che ho avuto da creare. Ah, vabbè. Ma perché l'hai accettata? Che ne so, ti ho aperto qualcosa, l'hai accettata con l'educazione e poi... Come me l'hai insegnato. Ok, insomma... Bravo. Però... Tu accetti cose da sconosciuti? Dipende in che situazione sei. Io ho sempre accettato cose da sconosciute. E poi valuti se è bene... Vabbè, dai, ti stai andando una barriera in questo video. Settima e ultima domanda. Era a casa di un mio amico e c'era una ragazza. Sempre ragazza. Ah, abbiamo fatto sesso. B, abbiamo giocato al maledetto il Covid. Che dici? Conosco il cartone animato maledetto il Covid. Ah, no, è bello. Sto preoccupato. C, abbiamo bevuto vino a vomitare. Dura. Sì. Ma l'intenzione è fare difficile, lo so. Infatti, sono proprio indecisa. Allora, a caso di un mio amico, non mi ma da chi? Avete giocato a Mario Tempone? Ma ti pare che ho giocato a Mario Tempone? Mamma, beh, no. Le altre due. Mamma, ora ti dico una cosa che tu non sai. Okay, ho fatto sesso con una ragazza. Tuo figlio non è più il figlio che tu pensavo. Ora, io uscito dalla tua, sono entrato con un'altra. No, vabbè. Allora, mamma mia, che è successo? Comunque è arrivata un'età che... Però potevi confidarti con me in qualche modo, no? Non so, raga, voi avete mai detto a vostra madre, mamma, ho sfracellato una, cioè no. Non è che... Con altri termini, in un altro modo. No, per questo ci sono gli amici, mamma. Comunque, a te va bene. No. Perché no? No, perché... Se non sei fiera di me che... Perché... No. Perché? Sei ancora il mio bambino. Ma che bambino? E io ne ho bambini sparsi nel mondo, mamma. Sei nonna? Sei nonna in 14 stati e due continenti. Oh mio Dio. Eh già. Vabbè, comunque no, questa non me l'aspettavo da te. Non, ma è andata così, Comunque. La povera ragazza? È poveretta. Poveretta. No. Ringraziamo mia madre che ha dovuto subire tutto. Ora mi conosci da 1 a 10? Oh, sei tutto ora. So tu, vabbè, allora adesso è 11, giusto? Sì, dai, ecco. Bella dai questa soddisfazione. Era una mannaggia che ho fatto poco. Ti stai togliendo i nervi. Sì. Comunque raga, grazie per essere rimasti fino a questo punto del video. Siete rimasti fino a questo punto del video. Commentate come con la vostra lunghezza del... Commentate con Dina la parrucchiera. Ma perché? Perché tu Dina la parrucchiera. Ragazzi, mi raccomando, condividete il video, mettete like. Se volete altri video con mia madre, ma non credo che verrà più, ditemi nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video. Yam bel. Come si fa? Yam bel. La calabrese, io me vedo così piano.